terra mia, com'è bella la puntata. Ci ha tolto tutto Santiago, si è nascosto, dobbiamo buttare fuori dall'Italia e va solo come Santiago. Ma fuggi, devono finire di fare queste busse, rimanerci senza lavoro e senza dignità. Manfredonia News, ancora un presidio dei lavoratori della San Galli. Oggi secondo noi si sta consumando una triste pagina per il nostro territorio. Perché chiudendo la Manfredonia Vetro penso che il messaggio che noi vogliamo mandare anche alla popolazione garganica, che chiudendo la Manfredonia Vetro si impoverisce il nostro territorio. Noi siamo qui perché non stiamo ancora risolvendo nulla, i lavoratori sono stremati e sono senza soldi. Io mi auguro che chi ci rappresenta a livello istituzionale possa fare qualcosa per far chiarezza su questa situazione, perché domani, come si sa, c'è un incontro nel consiglio di amministrazione della banca di cui San Galli fa parte. Mi auguro che si prendano le migliori decisioni a tutela dei lavoratori qui presenti e del nostro territorio. Qual è lo stato d'animo di voi lavoratori? Ogni lavoratore che fa parte di questa azienda comunque ha delle responsabilità familiari ed impegni assunti in virtù del lavoro che facevano. Quindi oggi a noi non ci è più nemmeno garantito il fatto, perché noi stando qua perdiamo le giornate, quindi quando andremo poi domani mattina a prendere la busta paga non prenderemo nessun soldo. E quindi ci sarà difficile anche mantenere gli impegni che noi abbiamo preso con le banche per la questione delle case oppure per finanziamenti che ognuno di noi pensa che avrà fatto. Terra mia, com'è bella la puntata.